tempo risveglierò anche il tuo dolore. Ci condurrà. Se io ti spingessi giù, credi che sopravvivresti? No, presto gli eroi di Bunkum saranno di nuovo insieme. Devo assolutamente mantenere il mio regale contegno. Dopotutto, siamo finalmente in marcia verso il lieto fine. Potete dirlo forte, è un giorno perfetto per fare pratica di tiro al bersaglio. Stolti. Posso crederci? Come mai possibile? Pagherai per questo, Portaiella. Tornate alla laguna mentre io e Swoop cerchiamo di seminarlo. Spero che le tue mirabolanti alucce non siano arrugginite, volatile. Andiamo! Premi o tieni premuto il tasto azione per sbattere le alucce. Tieni premuto il tasto R1 e inclina la levetta sinistra in qualsiasi direzione per lanciarti in picchiata. Volerai alla massima velocità. La regina trasporti un oggetto al posto tuo, vero? Anche tu hai un tasto per afferrare, come tutti gli altri. Le regine non sollevano alcunché. Punto. Quindi raccogli quei blocchi con il tasto. Devo lasciarti, Swoop. Ma so che caccerai via dalla laguna quel babbeo violaceo. Addio. Sono io, il genio che trasformerà Swoop in uno spolverino di piume. Prendi questo!
o cervello di gallina? Smettila di svolazzare, pennuto! Thank you.
ci è piacermi, sai? Indi per cui ti autorizzo a usare questa porta per cambiare eroe! Gli eroi di Funkum sono tornati! Avete vinto! Io, il miglior creatore di tutta l'immagisfera! Come potevo mettere in scacco una tale squadra di eroi? Oh, un grande dolore mi sta soffocando il petto! Se solo mio padre fosse qui a darmi conforto! Tutto ciò che volevo era diventare il creatore perfetto! Ma ora comprendo la mia fallacia! Perché io sono sempre stato migliore di te. Tu e i tuoi compari di Munk non avete un briciolo del mio genio creativo. Indietro! Non vorrete che il vostro amichetto finisca vaporizzato, vero? E non provate a fermarmi, stolti di pezza. Questa fortezza è impenetrabile. La proverò meglio. Wow.
Quad, ti regalerò l'intero bosco trito. Sperate di sconfiggere un avversario intellettualmente superiore come il sottoscritto, e per superiore intendo superiorissimo, con 3S.
ormai è troppo tardi. Tornate al vostro sonno perenne. Sconfiggere un genio creativo del mio calibro. Siate ragionevoli, tornate a casa. Ho reso conto, un posto migliore. Che scena toccante! Gli eroi silenti di Bunkum in soccorso del condottiere. Ma tutti i vostri sforzi sono inutili perché sarete sconfitti! Che sei una novità, nient'altro! Mi fai vergognare! Guardate, mi sono aiuto! Tutto ciò che tocco diventa immondizia! Cosa? Ma no, non è vero! Mio padre è una leggenda, mentre io sono un incapace. No, non è così.
credo di avere degli amici, ma in realtà tutti mi ridono alle spalle. No, loro... Davvero? Davvero mi ridono alle spalle? Guardati allo specchio. Che ne pensi? Io penso... Beh, ecco... Penso che... Che tu, mio caro amico, sei solo un gran prepotente. Non me ne starò qui ad ascoltare simili fandonie. Oh, andiamo! Al giorno d'oggi quelli come te dovrebbero... Oh, alla fine è stato facile. Ah, lunga vita a me! Ah, oh, che succede? Mi sento strano. Che cosa ho fatto? Perché non te la prendi con qualcuno della tua taglia? Il trucco, alla fine, è non mostrare alcuna paura. Ok, ora sono un filo spaventato.
L'acqua sta salendo! Dobbiamo scappare, presto! Sono allergico all'affogamento! Mi fa venire come una morte! Questa è la fine, miei cari amici! Newton? Papà? Che ti avevo detto riguardo ai titani, Newton? Non pensavo che fosse un divieto tassativo. Newton! Riprenderemo il discorso a casa. Forza! Adesso torniamo a Villa Rammello. Non scapperanno da qui. Bunkum ti sarà per sempre debitore. E lo sarò anch'io, per colpa di quel balordo di mio figlio. Allora, Newton, come procedono i lavori con il varco dimensionale? L'ho rimesso a nuovo. Sicuri di non volere che vi accompagni? Mi sarei di grande aiuto. Io conosco tante barzellette.
Spero che il mondo del fai da te sia pronto per voi quattro. Papà, ho affrontato senza tema il terzo titano. Mi sono fatto strada sul ventre del mostro e gli ho conficcato in gola un congegno esplosivo. Caro cittadino di Little Big Planet, mentre Newton si sforza invano di riscrivere gli eventi a cui abbiamo assistito, noi dobbiamo salutare i nostri impavidi amici, gli eroi che hanno lottato per aggiustare le cose. Sono diventati una squadra nella nobile crociata della creazione e della condivisione. E ci hanno ricordato che esistono molti creativi con lo stesso cuore, tutti pronti a solcare le maree astrali dell'immagisfera. Ciascuno di noi genera idee, spunti e sogni che, connessi gli uni agli altri, creeranno una realtà migliore in questo mondo, nel paradisiaco piano del potenziale, nel collettivo stellare di girovaghi e filosofi colmi di meraviglia, qui su Little Big Planet.